Ciao a tutti, ho fatto un ordine su Beauty Bay, voglio aprire il pacco con voi. Sono delle cose che desideravo da tanto tempo e poi alla fine ho preso, per fortuna c'erano degli sconti e insomma ne ho approfittato. Avevo il carrello pronto da un po' con queste cose. Però volevo fare una premessa. Io devo dire che ultimamente sono un po' in difficoltà nel mostrarvi i prodotti nuovi, nel gli spacchettamenti, insomma, ne vorrei fare molti di più, ma sono sempre molto indecisa, insomma, e vedo che ci sono troppe persone in giro che hanno da dire su chi come me, ma non sono l'unica, magari acquistano tanto make-up, hanno piacere di fare video, di mostrare i prodotti e penso proprio che, insomma, che nessuno abbia il diritto di giudicare chi fa degli acquisti, chi ha delle passioni, chi ha degli hobby. Ci sono hobby costosi, hobby no, non costosi, questo sicuramente, però io non mi permetterei mai di dire ad una persona perché acquisti queste cose, perché acquisti così tante cose, cosa te ne fai. Io non lo direi mai, cioè non mi sembra corretto, non mi interessa comunque. Mi piace vedere i video di questo tipo, ma insomma, senza esprimere giudizi, non è mio compito e nemmeno mi interessa, appunto. E quindi questo è il motivo per cui magari insomma sono un po' più restia a fare certi tipi di video, mostrarvi cose. Comunque sono insomma da un po' di tempo sono un po' non mi sento libera, pienamente libera. E quindi insomma, vabbè, niente, così spero che mi passi di recuperare insomma la mia libertà, perché penso di aver diritto di fare quello che mi piace. Quindi, finito questo discorso, vi faccio vedere cosa ho preso. Notavo che sulla scatola c'è scritto addirittura Nikki Tutorials, quindi che lei collabori lo sapevo, perché comunque stanno uscendo delle palette, dei prodotti fatti in collaborazione con lei, però addirittura avere il nome con il logo di Beauty Bay, insomma, ho pensato, eh beh, non è una brutta cosa, no? Quindi posso immaginare alla fine, insomma, quanti guadagni può avere una persona così, con tutti i suoi iscritti, con tutte le collaborazioni che fa, poi in questo caso, appunto, che non so come, sembra quasi che abbia fatto società con Beauty Bay, non lo so. Comunque, era una considerazione così che ho fatto. Apriamo. Anche dentro, guardate, proprio c'è proprio scritto Nikki. Hello guys, it's me. Nikki. Hello. Sì, infatti nei video dice sempre così. Hello guys, it's me. Nikki. Comunque, insomma, carina la scatola. Via la carta. Allora, questo qui è una cosa veramente curiosa, ve la faccio vedere subito, di Anna Sui, che fa sempre questi packaging così belli, così particolari. Ora vi faccio vedere questo. I prezzi ce li ho forse? Sì. Allora, questo qui. Questo qui l'ho pagato 14,95 euro. Perché non si apre? Anche mi cade. Ma guardate anche la scatolina che carina con tutti i fiorellini. Sono sicura che alcuni di voi lo impazziranno per questo oggetto. Cioè, guardate la bellezza di questo. Di questo oggetto. Praticamente è un contenitore per cipria in polvere. Vedete, si mette qua dentro, c'è pure l'applicatore bello. A me ricorda proprio qualcosa di altri tempi, no? 1800, non so, le donne
si incipriavano con questi, boh, non so come chiamarlo, una spugnetta pelosa, non so. Comunque, cioè, dalle foto avevo capito che era bello, ma non pensavo fosse così bello, perché anche grande, io pensavo qualcosa di piccolo. Invece, cioè, è stupendo. Poi probabilmente non ci metterò la cipria, non credo, ci metterò altro, ci metterò qualsiasi cosa, ma cioè, questa la metto lì sopra, è troppo, troppo bella. Vi ricordate questo qui che avevo preso su uova? Ecco, li metterò insieme. Bellissima, è una chicca, ma è troppo bella. La lascio qua, poi metto a posto. Poi, allora, ho preso tutti i prodotti di Ofra perché volevo, era tantissimo tempo che volevo provarli. Non se ne parla molto su, almeno non più, forse è così, è un po' superato come brand. Allora, questa qui è la Pressed Powder, vediamo di capire, vediamo cos'è. C'è il nome, non c'è il nome. Candy Apple, questo dovrebbe essere un blush. Difficile tirarli fuori. Allora, come si apre così? Che carino. Ecco, questo qui è un blush e avevo visto proprio dalla foto che era un colore molto naturale che somiglia ad altri che ho, ma volevo provare questo. Bello. Somiglia a quello che ho adesso. Poi vi parlerò di prodotti che ho usato per questo trucco, ve ne parlerò tra un po'. Comunque insomma carino. Chiusura a calamita. Bello. Forse avevo preso anche una salviettina, eccola qua. Poi apriamo questo qua. Questo è il mini highlighter. Ah, non vi sto dicendo i prezzi però. Il blush Candy Apple costa 10,75 euro. E mini highlighter, mini Rodeo Drive 13,75. Sono prodotti comunque abbastanza costosi. Non li avevo mai presi anche se insomma mi attiravano molto. Guardate che bello questo qua. Che illuminante. Proviamo. Bello. Ne ho già un altro, però mettiamo sopra anche questo. Sì, è molto bello. Dorato? No, forse più champagne. Sì, più champagne. Molto bello. C'è un rossetto che non è tanto preciso. Vabbè, lasciamo stare. Allora, via anche questa scatola che non ci serve. Poi questo illuminante invece grande, questo qui è appunto l'illuminante che aveva fatto Beauty Bay con Nikki Tutorials. Questo infatti costa 28,75, però è bello grande ed è Space Baby. Pesanti sono questi. Queste scatoline sono proprio belle pesanti. Anche questa calamita. Oh, guardate che bello. Questa cialda, bellissima. Proviamo, immagino che sia una roba. Anche. Guardate che riflessi, non so se si vedono. Bellissimo. Sembrava soltanto una così, un avorio, invece. Ha un sacco di riflessi sul viola, sul lilla, bellissimo. Dove lo mettiamo? Qui. Bello, molto bello. Forse anche come ho detto, facciamo l'esperimento. Oh. Sì, si può usare anche come ombretto, bellissimo. Bellissimo.
Proviamo anche sulla mano. Troppo bello. Eh sì, anche come ombretto questo qua sicuramente va bene. Bellissimo, sono veramente contenta. Penso che valga proprio la spesa questo illuminante. Poi vediamo subito il rossetto e poi vi faccio vedere le due palette. Questo è Long Lastic Liquid Lipstick Unzipped, questo è il colore Unzipped. Scatoline sono tutte normali, niente di particolare, e questo è il colore che mi sembrava veramente bello e sì, confermo che è molto bello. Questo l'ho pagato 14,50 euro. Profumo non è chissà che. Puliamo, che se lo metto sopra gli illuminanti non è la stessa cosa. Questo bello, sì, forse non sembra tanto omogeneo. Comunque il colore è bellissimo, sì, proprio come mi piace, perché ha un po' del malva, però poi alla fine è più intenso, sembra più berry, sì, forse il berry, insomma, il colore che poi a me piace sempre. Ecco, mi sembra quasi poco omogeneo qua in centro, però probabilmente appunto da applicare bene, insomma, magari da fare anche due passate. Però è bello, il colore è bellissimo. Bene, sono contenta anche di questo. Volevo provare un rossetto per capire come sono. Quindi, insomma, questo mi sembra proprio che merita. E adesso abbiamo due palette. Glitch palette. Vediamo se questa. Questa è la Galaxy. Questa qui aveva lo sconto, ma anche l'altra adesso mi pare. Ora qua non sono segnati gli sconti, però hanno scontato tutte e due queste. Perché c'era lo sconto sulle palette. E quindi, vabbè, una era già scontata. Mi pare questa più grande. E questa piccolina invece è stata scontata proprio per questa promozione, insomma, sulle palette. E anche questa mi è sembrata così bella. Signature Palette Galaxy. Adesso vabbè, voi capirete perché mi piace questa palettina. Chissà come mai, eh? E poi è bellissimo questo illuminante centrale. Non so se sono scritti, sì, What's Inside? Milky Way Duo Chroma Pink Lavender, quindi immagino che sia questo. Stellar Pinkish Lilac with Satin Finish. Poi c'è Neptune che è lavanda, Eclipse che è True Violet with Matte Finish, quindi un viola con finish matte, Purple with Blue Metallic Shift Orion. Belli, vediamo, proviamo a fare degli swatches. Centrale dopo. Che bello questo. Oddio, non sono proprio pigmentatissimi, eh? Come così. Però sicuramente, insomma, possono avere un bel effetto tipo pastello, insomma, delicato, per un trucco delicato, quindi
e vediamo quello centrale. Non lo toccherei per non rovinarlo. Questo sembra più argento. Cioè, sembra di vedere una. Cioè, uno dice sì, è un illuminante semplicemente, invece poi vengono fuori di quei riflessi. Guardate questo, sì, questo è più argento. Questo è duochrome, si vede la lavanda, il violetto, lilla. Questo è più argento. Però è bellissimo, anche questo chissà che luminoso sul viso. Ecco, pensavo fossero un pochino più scriventi questi qua. Questo sembra anche un pochino disomogeneo, però secondo me appunto pian piano, insomma, facendo il trucco penso che si potrà ottenere un bel risultato molto delicato, ecco, almeno dalla prima impressione che ho così. E poi andiamo a vedere l'ultima palette. E questa sì, l'ho pagata 17,50 euro, che per una palette di Ofra secondo me è un prezzo buonissimo. Questa è una scatola, è proprio così, cartonata, anche questa guardate come olografica, bellissima. C'è il bollino, cioè olografico anche il bollino, che cura. Andiamo ad aprirla. Che bella, che bella, che bella. Specchio che non manca, devo aprirla bene, anche questa è chiusura calamita, vedete che ha queste calamite, vediamo, facciamo la prova. Calamita, bella, bella. E questi sono i colori, anche questi sono colori delicati, per quello mi sono piaciuti. C'è un po' di tutto, proviamo il verde, il blu, il rosa, questi che sembrano più arancioni, questo oro, il bronzo, no? C'è un po' di tutto, però ecco, è molto delicata. Poi beh, mi piacciono tantissimo le cialdine fatte così. Proviamo a vedere anche questi. L'appoggio per non fare disastri. Ah, si rovinano un po', peccato. Sono un pochino polverosi. A vedere così sembrano un pochino polverosi. Guardate questo blu, anche il verde. Bellissimo questo blu, azzurro, non è blu, è azzurro. Questo verde bosco, bello, viola e azzurro insieme, accoppiata, bellissima. Poi gli ultimi tre, ma li proviamo tutti. Mi spiace che si rovinano perché sono un po' polverosi, ma sono anche burrosi. E poi ci sono gli ultimi tre. Bene, questo qui mi piace molto per fare un trucco sui toni freddi, è molto bello. Magari anche verde con questo. Belli, mi piacciono. Me li aspettavo così, comunque non troppo intensi come colori, molto delicati, bella. Poi credo che si possano anche togliere le cialdine, vedete che c'è il buchino, secondo me si possono togliere e magari mettere da qualche altra parte, non so se uno vuole far comporsi una palette diversa, quindi comunque vedete sono belli i colori. Sono un po' consumati nel centro, però vabbè. Io poi certe palette, certi prodotti ho quasi paura di toccarli per non rovinarli. D'altra parte, vabbè, colleziono queste cose
soprattutto le cose particolari, quindi insomma, qua mi dispiace consumarle, usarle. Bene, quindi sono contentissima di questi acquisti, però vi faccio rivedere questo, che secondo me è una cosa meravigliosa. Bellissimo, veramente. Plastica, ma fatemi sapere se piace anche a voi, ma credo di sì, credo proprio di sì. Bene, ho finito e quindi vi aspetto al prossimo video, mi raccomando non mancate e vi mando un bacio, ciao!